Benvenuti nella cucina di Mamma Lo. Oggi faremo un dado vegetale liquido e granulare. Di cosa abbiamo bisogno? Di verdure fresche, sedano, carote, cipolle, patate, quello che a voi più piace, di un estrattore e di un essiccatore, nonché del sale per la preparazione finale. Allora, dopo che abbiamo lavato e pulito tutte le nostre verdure, le passiamo nell'estrattore. L'estrattore dividerà la parte liquida che verrà messa in un contenitore, andrà a finire in un contenitore, questo sarà tutto l'estratto delle verdure che metteremo. E dall'altra parte ci saranno tutta la parte solida, quindi tutte le fibre e gli scarti, tra virgolette, delle nostre verdure, ma noi non butteremo né l'una e nell'altra. Ora vediamo come andrà fatto. La parte liquida andrà inserita dentro i sacchetti portaghiaccioli. E potrete congelarla ed utilizzare diciamo, i vari dischetti quando volete. Anche Lampo è molto interessato, vedete, a questa cosa si lecca anche i baffi. La parte invece, quella tra virgolette che chiameremo scarto, invece verrà utilizzata per fare il nostro dado vegetale granulare. Allora, ho pesato la parte questa secca e pesa 182 grammi. Ora io metterò la stessa quantità di sale, quindi 182 grammi, ne abbiamo 183, ma quel non importa. Si mescola bene bene e tutto questo composto amalgamato con il sale andrà messo su un foglio di carta forno all'interno del nostro estrattore. Dovrà essiccare completamente, non deve rimanere nessuna parte acquosa, insomma, delle verdure. Una volta che sarà completamente essiccato, io diciamo che ho impiegato all'incirca una 6-7 ore per essiccarlo completamente, per essere sicura comunque che fosse essiccato completamente. E una volta che lo togliamo dall'essiccatore ed è completamente asciutto, ecco, vedete, nell'essiccatore piano piano il sale finirà ad asciugare anche le verdurine. Una volta che noi avremo essiccato completamente, passeremo tutte queste nostre verdurine all'interno di un frullatore e ridurremo tutto in polvere. Ed ecco qui il nostro grano, sì, il nostro dado granulare pronto. E non mi resta altro che utilizzarlo.